passato per il lago di New Haven. Qui Club della Rivolta, noi pensiamo a tenere occupata la pulizia in centro città. Vinci la corsa, grande fratello. Lotta dura! Rombo di tuono in arrivo! Facciamo scintilla a Silver Canyon! I sei di Silver sono nel barrio! Abbiamo bloccato qui i poliziotti e li facciamo sudare! Vai così, piccolo Tai! Armor 22, centrale, abbiamo diversi codici 3 per tutta la contea e in città. Richiedo rinforzi immediati, la situazione è pericolosa e degenera in fretta. Te ne occuperai più tardi, voglio tutte le unità disponibili su ruota. Con tutto il rispetto, capo, ci sono diversi piloti clandestini che stanno mettendo in pericolo la proprietà pubblica. La situazione è critica. Ricevuto Armor 22, codice rosso. Unità nei distretti dall'1 al 4, la priorità è di arrestare i piloti clandestini. Riprendete Forte Ovale. Fa piacere vedere che hai un sacco di amici nella valle. Siamo tutti qui per te. Ora vai e vinci. Non mi prendi? Siamo vicini al traguardo della tappa fuoristrada. Può farcela. Quel primo posto è mio. Ah! Ma per la miseria! Questa seconda tappa del Rush dei Banditi affronterà testa a testa il campione dell'anno scorso. Sarà Tyler? Secondo la vostra magica curatrice, i segnali sono più che favorevoli. Bene così, Tyler. Facciamo il tifo per te. Grazie dell'aiuto, Mac. Vince la tappa fuoristrada del Rush dei Banditi! Li ha buttati fuori. E quanti? Come tutti? Sai che c'è? Lascia stare, non importa. Lo faccio fuori io. Una sostituzione all'ultimo, ma è consentito. A sostituire l'attuale campione nell'ultima tappa del Rush dei Banditi, Lina Navarro. Ora si fa sul serio. Quindi, siamo io e te. Hai visto l'equipaggiamento delle nostre auto? Non hai speranza. Tu imbroglia pure, vincerò comunque. Tyler, 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 dacci dentro, ragazzo, dacci dentro. Per favore, dimmi che hai capito. Sì, ho capito. Ah.
Capolinea, Morgan. Con l'equipaggiamento posso controllare l'esito di qualunque gara a forze umane. Questa città ha provato tutto. Ora è il mio turno. Non te lo permetterò mai. Ma dai, ormai si è preso conto anche il comico competitore. Ha scelto di puntare tutta la posta sul cavallo perdente. L'equipaggiamento di Russo non ti è servito a niente. Perderà. Non per molto. Sai, ricordo ancora com'eri ai tempi del barrio, quando gareggiavi con Jesse e i ragazzi. Avevi davvero un gran talento. Ora non riesci a vincere senza trucchi. La gara è sempre stata truccata per gente come te e me, Morgan. Non avrei mai permesso a nessuno di poggiarmi come un trofeo. Così scelgo i vincitori. E io scelgo di lottare. Per questo ho venduto la tua banda. Eravate il mio biglietto per uscire dal bar. E ora pagherai per questo. Per favore, arrivare alla gara è un conto, ma non potrai mai vincere. Sei solo l'ultimo di una serie di ostacoli sulla mia strada verso la vetta. Questo lo vedremo. Arrivati al traguardo. Stai spaccando tutto, ragazzo. Vedi di continuare così. Beh, è vero. Grazie. Lina, dicevi che ci avresti pensato tu. E invece, eccoci qui. Tranquillo, sistemerò tutto. No. Lascia stare. Ci penso io. Cosa intendi? Complimenti, Morgan. Stai per battere il mio pilota. Così sembra. Morgan, mi farebbe comodo il tuo talento di lavoro. Il miglior pilota in città. E ricco, oltre ogni immaginazione. Ma c'è un però, vero? Molto piccolo. Devi perdere la corsa. Non puoi pensarmi. Ti ho dato io la città. E mi farai perdere tutto per colpa della tua stupida vendetta. Grazie dell'offerta, ma passo. Avanti, Morgan. Cosa vuoi? Fama, fortuna, la testa di Lina su un piatto. Vieni, e l'avrai. Voglio che tu dia sempre il massimo. Così quando perderai, saprai che sono migliore di te. Non finisce qui. Tyler Morgan è in testa. Potrebbe essere fatta. Non è troppo tardi, Morgan. Devi solamente perdere. La partita volge al termine. Wow! Sì, sì, sì! Ha chiuso con le strade e soprattutto ha chiuso con te. Non puoi! Ho lavorato duro per questo! Tutto quello che hai lo hai ottenuto grazie a me e ora mi riprendo tutto. Se io affondo, anche tu affonderai con me. Sai quante informazioni ho su di te? Su ognuno di voi! Non mi sarei dovuto fidare di te. Un errore che non ripeterò. E battuto la loggia. Che facciamo ora? Ho un'idea. Wow, non ci credo. Ma prima, corsa all'aerodromo. Davvero? Hai paura di perdere? Ah, lo capisco, sono un campione. Avrei il mio. Oh, l'hai voluta tu.
Il suo piano contro la loggia era elegante e spietato, signor Weir. Morgan è stata un'idea brillante. Potrebbe rivelarsi ancora utile in futuro. Lo so. Il collezionista è al capolinea. E lei ha vinto. Benvenuto alla Arkwright. Allora, guardatevi, siete al rush. Sarai felice. Già, è così. Io? Ho fatto il colpaccio dando 101 che ce l'avresti fatta quando nessuno ti conosceva. Quindi ora sono al settimo cielo. Ottimo. Sì, ma adesso ho scommesso il mio casinò contro la loggia. Sì, lo so. Vinci e la loggia si dissolve, perdi e finirò per strada. Quindi sì, vai, Tyler! Tu, che cosa? No, davvero, meglio che tu vada, Tyler. Ci ho puntato sopra il mio casinò. Dai miei contatti che ci sono delle auto abbandonate a Fortune Valley, forse per un affare della loggia andato male. Comunque, se le trovate, potreste portarle all'aerodromo.